Vabbè ragazzi, adesso dopo una piccola esplorazione sarebbe anche arrivato il momento di andare a vedere cosa vuole zio Mario. Sì, la maglia blu che ho è un pigiama palesemente, quindi non vi scandalizzate. Giustamente sono a casa mia, non devo essere vestito elegante. Anyways, la sorella, perché la madre non parla, giustamente. Non preoccuparti, non resteremo qui a lungo. Non mi piace qui, voglio tornare a casa. Lo so. Fantastic. Ok, era solo un colloquio così. E uscivo, me ne andavo a fanculo. Povero illuso. Zio Mario. Salute, zio. Ho fatto quanto avete chiesto. E alla svelta anche, ben fatto. Ora, vediamo di insegnarti a combattere. No, come dicevo, dobbiamo partire. Zio, convienitela se... Ah, questa cosa che puoi spostare l'omino e la visuale c'è anche nel 2, oltre che nell'1. Se vuoi partire fa pure, ma almeno fallo armato delle conoscenze necessarie per poterti difendere. Se non per te, per tua madre e tua sorella. Va bene. Ottimo. La pratica rende perfetti. Sai maneggiare una spada, certo. Ma sapere attaccare non è sufficiente in un duello. Devi sopravvivere abbastanza da colpire. Perciò ti insegnerò a schivare. Avete detto che mio padre non era solo un banchiere. Era anche un grande puttaniere. Allora, agganciamo sto bersaglio, dai. Più che altro se non seleziono la spada. Ve l'ho già detto. Aspetta, io ho bisogno un attimo. No, era nato e cresciuto per uccidere. Che poi mi ha colto lo stesso. E l'elenco di nomi in tuo possesso? Credi che sia solo un registro di... Ok. Contiene i nomi dei responsabili dell'omicidio di tuo padre. È bello che mi sono scansato e lui mi ha preso lo stesso. Beh, ho insegnato a evitare gli attacchi del nemico. Ora impari... Ah, eccola la spada. Tutte queste storie di assassini e di templari sanno tanto di fantasie. Come qualcosa tratto da un vecchio manoscritto coperto di arcani segni, vuoi dire? Come fate a sapere? Ok. Vabbè, nei combattimenti quelli seri così li respinge, codice. E li ammazza. Vabbè, niente di nuovo rispetto ad Assassin's Creed 1. Chiudiamo questa faccenda. Sei... Fatti sotto. Easy. Però potresti accelerare le operazioni così, schernendo l'avversario, il che avrebbe anche parecchio senso. Durante uno scontro, dove stai e come ti sposti possono davvero fare la differenza. Non pensare che non t'abbia visto di stare nella mia biblioteca. Allora, mi credi adesso? Sì, mio padre era un assassino. Ok. Ma che bisogno c'era di tanta segretezza? Hai sentito parlare dei Templari? Uno dei tanti ordini cavallereschi formatisi durante le crociate. La storia ci dice che... Ok. ...circa 200 anni fa, in Francia. Fuga appresa, vabbè, oh, capirete. Si sono semplicemente nascosti. Che difficoltà. Sconfiggi Mario. Va bene, niente pietà, Mario. Sanguinerai anche dal buco del culo. Vieni. Forza, forza, zio Mario, su. E fai qualcosa. Come on, do something. Vaffanculo. Ben fatto, nipote. Ora sai cavartela da solo. Vabbè, l'occhio malmesso ce l'aveva già prima, non vi preoccupate. Sei della famiglia. È stato un dovere e un piacere. Sono lieto di essere rimasto. Bene, hai rinunciato a partire. Ci imbarcheremo per la Spagna, fra 3 giorni. Ma nipote, ti ho insegnato tutto questo perché fossi meglio preparato a colpire i nostri nemici.
E se mi trovano, lo farò. Vuoi andartene, Ezio? Gettare via tutto ciò per cui tuo padre si è battuto ed è morto? Rinnegare la tua eredità? Bene, come vuoi. Tanti saluti e buona fortuna. Aspettate, zio, perché è così in collera? È comprensibile. Pieri non ci ha dato pace da quando sei arrivato. C'era da aspettarselo, immagino, viste le sue origini. Assassine. E adesso ci ripensa. Ma da Mario, scusa, zietto, non volevo farti incazzare così. Zio! Dove sono tutti? Sono diretti a San Gimignano. Vorrei unirmi a loro. Unisciti, vai. Ok, la pratica rende perfetti. Prima di partire passa da Maria. La cosa è assai interessante, però vorrei... Sì, mi piacciono i giochi per PC, grazie della notifica. C'è tipo un mercante d'arte, la mappa del tesoro, non c'è una sega qui. Una sega o nulla proprio. Posso acquistare dell'armatura? Ho acquistato tutto. Denaro non sufficiente. Farebbero molto comodo. Avrei bisogno di almeno 1000 in più. Però... qua c'è qualcosa di molto interessante. Vabbè, non è utile adesso una spada così, a dire la verità. Cioè, a pensarci bene, si può anche aspettare.